i gesti. Persone i cui gesti sbagliati tremano un po', persone i cui gesti sbagliati. Ci sono persone per cui fare gesti è una cosa difficilissima. Provano e riprovano i loro gesti sbagliati e quando uno riesce sembra che tutti riescano. Ma la fila più lunga è quella dei gesti sbagliati, che fila interminabile. I gesti maldestri ripetuti dopo tanti anni, i gesti ripetuti per tanti anni, i gesti comici, i gesti un po' suicidi, i gesti interlocutori, i gesti che non si fanno capire, le richieste di aiuto non accettate, le richieste maldestre continuate, le richieste suicide, i gesti goffi, un po' vergognosi, blasfemi, i gesti altezzosi, i gesti che non hanno peso e valore perché maldestri, i gesti tranquillamente maldestri, abitudinari, i gesti ironici, i gesti rassegnati, i gesti consapevolmente goffi, consapevoli di essere maldestri e goffi, i gesti che contengono un'implicita scusa e quelli che fingono di essere superbi. I gesti che sanno che non c'è niente da fare. I gesti silenziosi che si appartano. I gesti orgogliosamente ben poco destri, i gesti di chi sa di essere maldestro e fa dei gesti per allontanarsi, per non figurare, i gesti rassegnati, i gesti infastiditi di chi sa di essere goffo e di essere considerato maldestro, i gesti straniti di chi non sa bene quello che fa, i gesti indispettiti che chiedono solitudine. Oppure il gesto maldestro definitivo, quello di non comunicare più, di partire per la tangente per la propria solitudine e non comunicare più, più, più. I tic, i piccoli tic, i gesti che cercano di allontanare qualcuno, immaginato o immaginario. Il sapersi giudicati da tutti, il sapere che i propri gesti sono giudicati, i gesti di chi sente dentro una debolezza che gli rende difficile fare qualsiasi gesto, il gesto silenzioso, come se volesse che gli altri capissero ciò di cui ha bisogno, senza bisogno di muoversi. Il gesto di non fare nessun gesto. I gesti immaginari, l'immaginare di fare un gesto, i gesti sott'acqua, fare dei gesti sott'acqua indicando alla gente che passa, ma nessuno scopre il tuo dito che si muove sott'acqua. I gesti estranei, c'è sempre qualcuno che guarda i gesti che si fanno e stabilisce che sono maldestri, folli, pazzi, goffi, gratuiti, ridicoli, osservabili. C'è sempre qualcuno che stabilisce che sei troppo magro, troppo grasso, un po' troppo silenzioso, poco coerente, un po' strano, un po' disturbato, detto a voce bassa, un tipo poco pratico, volenteroso, ma troppo solitario, troppo introverso, troppo poco pratico, troppo poco sociale. I gesti che evitano la gente, i gesti che evitano di essere visti, i gesti che coprono, che cercano di coprire, i gesti che proteggono istintivamente la faccia, la testa, le mani, la bocca, anche se inconsapevoli. I tic un po' ridicoli, i gesti inutili, la paura dei rumori, il desiderio di non essere visti, il gesto di coprirsi, il desiderio di nascondersi, il gesto di coprirsi la testa, i gesti di chi ha la testa da un'altra parte, il gesto di coprirsi la testa, la faccia, la bocca, i gesti illibati, i pensieri candidi, virginali, illibati, i gesti che fanno il male senza saperlo.